Buonasera cari amici, bentrovati in Metropolis, come sempre puntata del venerdì dedicata alla nostra salute e al benessere fisico. Iniziamo, prima parte, qui con noi la dottoressa Giampaola Guido, cardiologa del Centro Diagnostico Italiano. Dottoressa, buonasera. Buonasera. Alcuni dati per naturalmente introdurre l'argomento. Pensate che le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia, nel nostro paese. Sono responsabili del 44% di tutti i decessi. In particolare la cardiopatia ischemica è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28% di tutti i decessi. Per quanto riguarda invece i problemi cerebrovascolari, sono al terzo posto col 13% dopo i tumori. Quindi qui stiamo parlando di un argomento che coinvolge veramente uno strato notevole della popolazione. È quello che le risulta dalla sua attività quotidiana. Sì, le malattie cardiovascolari sono in continua crescita anche perché è aumentata la durata della vita, è aumentato il benessere. E assieme all'aumentato benessere, purtroppo, sono aumentati i fattori di rischio. In particolare le cattive abitudini alimentari e la riduzione dell'attività fisica. È un po' quello che si dice anche lo stile di vita. È lo stile di vita. Infatti le malattie cardiovascolari sono sicuramente maggiormente rappresentate nei paesi più evoluti rispetto ai paesi più poveri. Ecco, quando parliamo di cardiovascolari, magari molti si chiedono, ma questa, quella, di cosa si parla? Allora, quando parliamo di malattie cardiovascolari si intende principalmente la forma ischemica, che può colpire il cuore con l'infarto, oppure la parte cerebrale con l'ictus. Alla base di entrambi gli eventi ischemici c'è un processo che è un processo di trombosi, cioè di occlusione dell'arteria che porta sangue ad un organo. Nel caso dell'infarto al cuore, e parliamo di coronarie, nel caso del cervello è l'ictus e parliamo delle carotidi, anche se c'è da sottolineare che non tutti gli eventi ischemici cerebrali sono a partenza dalle carotidi, ma ci sono degli eventi ischemici cerebrali che possono complicare anche altre malattie cardiache come le aritmie, la fibrillazione atriale che è aumentata come incidenza notevolmente sempre in rapporto all'aumento dell'età, ha come causa di morte o di complicanza con esiti invalidanti proprio l'ictus e quindi l'occlusione di un'arteria. Ecco, cosa possiamo dire sul chi riesce naturalmente a sopravvivere a una situazione di questo genere diventa un malato cronico? Allora, diventa un malato cronico che dobbiamo fare in modo però non abbia delle restrizioni per quella che è la sua qualità di vita. È un malato che va seguito nel tempo, in questo senso è cronico, ma è un malato che può rientrare nella sua attività abituale senza avere dei grossi handicap. Questo soprattutto per quanto riguarda la cardiopatia ischemica, quindi i pazienti che sono andati incontro ad infarto. Un pochino più difficile è invece riabilitare i pazienti che hanno avuto un evento ischemico cerebrale importante, a cui è esitata magari una paralisi di metacorpo o delle difficoltà di espressione. Cioè lì è difficile poter tornare indietro a meno che la riabilitazione non venga iniziata precocemente, ma soprattutto quello che è importante anche in questa situazione è cercare di fare una diagnosi nel più breve tempo possibile. Ecco, in relazione a questo, noi prima abbiamo parlato dei fattori di rischio, diceva naturalmente questioni ereditarie, ma anche e soprattutto, e ne parliamo spesso qui con tutti i medici specialisti, il discorso dello stile di vita, cioè vale a dire anche l'alimentazione, come si vive ogni giorno. Esatto, l'alimentazione è fondamentale, un'alimentazione corretta a basso contenuto di grassi di origine animale, banalmente partendo già dalla nostra colazione con latte intero,
preferire eventualmente il latte parzialmente scremato, certo, scremato, quindi ridurre i grassi, ricordarsi che tutti i derivati del latte, quindi formaggi per quanto siano buoni, burro, panna, contengono una dose di colesterolo altissimo. Le quindi carni chi rosse, ha già di suo il colesterolo piuttosto alto deve dovrebbe stare fare molta attenzione a questo. Preferire le carni bianche alle carni rosse, anche le carni rosse sono molto ricche di colesterolo. Ricordarsi di introdurre il pesce almeno 3 volte alla settimana, e anche qua non tutti i pesci sono uguali. Preferire il pesce azzurro, banalmente il pesce più povero è quello che ci fa più bene, mentre i crostacei, gamberi, scampi, astici, salendo fino all'aragosta, sono strapieni di colesterolo, quindi anche su questo stare anche su questo bisognerebbe fare attenzione. Fare attenzione a tutti i grassi nascosti. Nei dolci, paradossalmente, abbiamo latte, uova, burro, e quindi sono grassi nascosti che noi assumiamo. In più, zuccheri. Zuccheri, e lì andiamo incontro all'altro grosso problema, il diabete, che è uno dei fattori che complica e che può favorire l'insorgenza delle malattie ischemiche. Quindi no ai grassi, no agli zuccheri. Allora, se io dico a un paziente: no, tu non tocchi più il formaggio, tu non fai questo, io perdo il paziente. Diventa difficile. Come per tutte le cose, la moderazione. Perché anche il dolce, se ogni tanto scappa un po' di dolce. Però l'importante è che non si faccia un'alimentazione solamente a base di formaggi, solamente a base di carne rossa, solamente a base di dolci. Questo è sbagliato. Ricordiamoci l'importanza dell'introduzione delle verdure, della frutta, del pane, della pasta, la famosa dieta mediterranea in fondo. Che a volte trascuriamo, soprattutto per chi ha al lavoro, è costretto a mangiare fuori casa e a volte nei bar, diciamo, i pranzi non sono dei più adeguati proprio, e bisogna stare attenti su questo. Abbiamo un telespettatore che ci scrive: soprattutto alla sera ho un'accelerazione del battito cardiaco e mi viene spesso dopo mangiato. Chiede cosa può essere. Può essere proprio un problema gastrico, cioè dello stomaco, che si può ripercuotere a livello del ritmo cardiaco. Molto spesso, soprattutto nelle stagioni di transizione, quindi la primavera e l'autunno, quando le forme infiammatorie dello stomaco, le banali gastriti o i reflussi si fanno sentire con maggior facilità, aumentano i pazienti che arrivano da noi per extrasistoli o per tachicardia, perché lo stomaco fa comunque da spina irritativa per il cuore, volendo anche proprio in maniera meccanica, perché quando lo stomaco è pieno, spinge in su il diaframma, sopra il diaframma abbiamo la punta del cuore, e quindi è facile che si abbiano delle extrasistole, delle accelerazioni. Basterebbe a quel punto veramente o curare la gastrite o evitare di mettersi seduti o sdraiati subito dopo mangiato. Sarebbe già un qualcosa sarebbe di positivo. Già qualcosa che potrebbe aiutare, tenere lo schienale del letto un po' rialzato, in modo da evitare che ci sia il reflusso, che non vuol dire dormire con due cuscini, perché dormire con due cuscini porta solamente a un peggioramento della cervicale, ma non fa niente sul reflusso. E ci facciamo male. Ci facciamo male e non abbiamo nessun beneficio. Ecco, abbiamo un altro telespettatore invece che ci scrive: c'ho 63 anni e la massima è sui 180, è troppo elevata? E direi proprio di sì. Ora io non so se questo spettatore è già in terapia oppure no. Se fosse già in terapia, sicuramente va rivista la terapia. La pressione non dovrebbe superare i 135. Quindi 140 come limite massimo e gli 85 di minima come limite massimo. A 180 è meglio farsi 180 vedere. 180 direi che avrebbe dovuto farsi vedere, sì. Dovremmo avere una chiamata. No, è saltata. Allora aspettiamo la prossima. Intanto continuiamo nel nostro ragionamento e parliamo appunto dell'attività fisica, che lei già prima ha detto che può essere molto utile, può servire. Poi naturalmente sul concetto di attività fisica ci sono opinioni molto diverse. Cosa possiamo intendere per attività fisica? Naturalmente quello, un giovane di 20 anni è una cosa, una persona di 70-80 anni è un'altra. Quello che io dico sempre ai miei pazienti è che non voglio che loro diventino dei maratoneti, non voglio che vadano a fare cose eroiche in palestra o in piscina. O semi agonistiche. Esatto, per me è sufficiente che loro camminino.
quindi la passeggiata quotidiana. Esatto, i famosi 10.000 passi al giorno non sono una leggenda, è vero? È quello che raccomanda la Società Americana di Cardiologia. Non andiamo a dire andate in palestra, fate cose impegnative, camminate, basta camminare. E quello è sufficiente? È sufficiente e in più allena il cuore, perché i pazienti che hanno una frequenza cardiaca alta, se prendono l'abitudine di camminare, riescono a ridurre a lungo termine la loro frequenza. Abbassare la frequenza aiuta ad allungare la vita. Quindi. E a tale riguardo, infatti, c'è un'altra persona che ci scrive: ho 62 anni e due volte a settimana vado a correre al parco, però mi hanno detto di stare attento e di andarci solo in determinati orari. È vero? Allora, certo che se andiamo a correre in piena estate alle 2 del pomeriggio o in inverno al mattino presto, quando c'è una temperatura improponibile, è fuori dalla logica perché si vengono a creare altri meccanismi che potrebbero peggiorare la cosa. La cosa importante è, mi va benissimo che un 62enne corra, però che arrivi a correre dopo un'adeguata preparazione. Uno non si può svegliare al mattino e dire io da domani vado e faccio 5 km al giorno di corsa. Magari seguendo qualcun altro ben più preparato. Esatto, lì diventa pericoloso perché soprattutto se il paziente non ha fatto un'indagine preventiva, non ha fatto un elettrocardiogramma, non si è fatto valutare da un cardiologo, non ha valutato la presenza di fattori di rischio, eccetera, può diventare veramente pericoloso. Cominciamo gradualmente, cominciamo a camminare, man mano allunghiamo il passo, camminiamo sempre più veloci, cominciamo poi a correre lentamente fino poi a correre in maniera costante, possibilmente dopo aver fatto una valutazione con una prova da sforzo. Quindi meglio prima, diciamo, andare da uno specialista a fare questa prova di sforzo e poi dopo stabilire quello che si può fare e quello che non si può fare. Anche perché spesso i pazienti, quando io propongo la prova da sforzo, mi rispondono regolarmente: ah, ma io vado a correre, non ho mai avuto nessun problema. Dico, ci sono molte forme ischemiche che purtroppo non danno sintomi. La sua corsa non è monitorata, lei pensa di non avere problemi, ma se noi non abbiamo una registrazione elettrocardiografica che ci permetta di essere sicuri che le sue coronarie non hanno problemi, non posso dirle che lei non ha problemi. Sicuramente. Deve essere monitorato e lo scopo della prova da sforzo è proprio questo. Ecco, lei prima ci diceva che tra gli elementi essenziali c'è quello di non fumare, che è un po' una cosa che ci viene ripetuta da tanti medici specialisti. Esatto. Perché ha influenza il fumo anche nella questione cardiaca? Sì, sia sulla questione cardiaca coronarica sia sulla questione anche vascolare cerebrale. E quelli che dicono: quindi, ma sono solo 7-8 sigarette. Allora, ai pazienti che mi dicono in fondo sono solo 5 sigarette al giorno, io dico faccia il conto di quante sigarette sono in una settimana, di quante sigarette sono al mese, di quante sigarette sono all'anno e da quanti anni fuma. La sigaretta comunque va a danneggiare la parete dell'arteria, dove la parete dell'arteria è danneggiata si deposita il colesterolo. Quindi è meglio lasciar perdere assolutamente. Assolutamente, qua c'è da dire che una grossa mano ce l'ha data la legge che ha proibito il fumo nei locali pubblici. Devo dire che questa è stata forse una delle... Del ministro Sirchia, che era un medico e che vedeva giornalmente i danni da fumo. Adesso bisogna fare un lavoro di sensibilizzazione soprattutto sui giovani, ma in particolare sulle giovani, perché paradossalmente adesso le persone che fumano di più sono le ragazze giovani, e le ragazze giovani sono quelle che prendono anche la pillola, e pillola più fumo vuol dire aprire la strada alla malattia trombotica. È una bella combinata. Sì. Quando io facevo il medico di base, medico e che vedeva giornalmente i danni da fumo. Adesso bisogna fare un lavoro di sensibilizzazione soprattutto sui giovani, ma in particolare sulle giovani, perché paradossalmente adesso le persone che fumano di più sono le ragazze giovani, e le ragazze giovani sono quelle che prendono anche la pillola, e pillola più fumo vuol dire aprire la strada alla malattia trombotica. È una bella combinata. Sì. Quando io facevo il medico di base, facevo scegliere ai miei pazienti: scegli o fumi o ti prescrivo la pillola, tutte e due no. Quindi abbiamo parlato di alimentazione, del fumo e attenzione anche al discorso dell'obesità. Sì.
coinvolti anche i bambini. Coinvolti i bambini, bisogna fare un lavoro di educazione alimentare che deve partire già dalle scuole primarie. Molto spesso le cose che piacciono sono quelle che non vanno bene. Guardi, ha toccato un tasto perché io spesso, quando il paziente dice: dottoressa, ma mi dica cosa devo mangiare? Allora io lì parto, dico: già siamo partiti con la domanda sbagliata, perché cosa non deve mangiare, non cosa deve mangiare. Sì, poi dico: pensi a tutte le cose che le piacciono. Ecco, probabilmente quelle lì le dovrà eliminare tutte. Tutte. Però si ritorna al discorso di prima, non è detto eliminare. Moderare. Moderare. Ci vuole comunque, tutti gli alimenti sono utili, quindi paradossalmente già, anche i grassi. Già quando uno è bambino, i genitori devono insegnare un attimo. Devono insegnare un'alimentazione corretta, quindi insegnare a mangiare la verdura, insegnare a mangiare la frutta, a muoversi. I bambini adesso non si muovono. Certo, che stanno molto davanti al computer, poco, ai telefoni. E paradossalmente i bambini sono già stressati, perché un altro fattore di rischio è lo stress. Perché lo stress mette a dura prova il cuore. I bambini sono già stressati. Lasciamoli giocare in maniera, io direi, come giocavamo noi. Ecco, noi, cioè, forse avevamo meno correre. Problemi. Noi avevamo meno problemi. Lasciamoli correre, lasciamoli sporcare, lasciamoli andare. Questi bambini che passano la giornata dalla lezione di inglese a quella di pianoforte, a quella di kung fu, a quella, alla fine della giornata sono stanchi. Sono stanchi e mangiano male. Qua ci scrive invece una signora e ci dice: io spesso accuso problemi di formicolio ai piedi. La cosa mi viene soprattutto nelle ore serali, prima di cena, dopo cena, comunque insomma alla sera. Cosa posso fare? Allora, molto spesso il formicolio viene interpretato come un disturbo circolatorio. Così non è. Spesso, soprattutto quando è riferito alle gambe, certo, eccetera, il formicolio è un problema di sofferenza dei nervi, non vascolare. Quindi non è un problema di sangue, ma... No, è un problema del nervo, quindi probabilmente questa paziente può avere dei problemi a livello della schiena, una compressione a livello della schiena, dei nervi che vanno verso gli arti inferiori. Quindi deve impostare le sue potrebbe indagini... Potrebbe essere un disco compromesso. Potrebbe essere un disco che le crea questi problemi. Se invece il formicolio è esteso a metà corpo, eccetera, potrebbe essere un segno, sì, di interessamento periferico, ma ricordiamoci che abbiamo un cervello che comanda, certo, i nostri arti. Quindi se io ho del formicolio accompagnato a una mancanza di forza, una riduzione dei riflessi, eccetera, andiamo a vedere che non ci sia un problema a livello cerebrale. Però in questo caso non è come la signora, che ha un interessamento dei due arti, è solo da un lato. E poi soprattutto le capita nelle ore serali. Le capita nelle ore serali, perché probabilmente assume anche delle posizioni, o durante la giornata ha assunto delle posizioni che hanno gravato sulla sua colonna. Ecco, lei prima mi parlava dell'importanza, e questo lo ripetiamo spesso, della prevenzione. Per le nostre... Forse abbiamo una chiamata, prendiamo la telefonata. Pronto, buonasera. Sì, ciao. Buonasera. Buonasera, prego, se vuol fare una domanda. Sì, ciao. Sono Jacopo, stavo ascoltando attentamente il discorso e volevo fare una domanda alla signora presidente. Eccola qua. Io purtroppo ho un problema, un'anca sinistra, che alle volte mi fa un po' male. Ci sarebbe un'alternativa per allentare un po' il dolore? Capito esattamente, dolore all'anca? Sì. Può derivare da tante cose. Sì, più verosimilmente da dei problemi di tipo ortopedico, se è l'anca, perché i problemi ad esempio vascolari che possono interessare gli arti inferiori in genere si manifestano con dolori ai polpacci o ai glutei che insorgono camminando. Un problema articolare dell'anca è più, una è più un problema ortopedico, quindi inviterei questo, bisogna indirizzarsi verso uno specialista ortopedico e non naturalmente non
cardiologo. Non un cardiologo, perché si tratta di una, di un'altra cosa. E dicevamo, il discorso prevenzione, ovviamente, che è sempre un discorso essenziale. Prima con la dottoressa parlavamo della possibilità di effettuare degli screening, ma sicuramente sono alcune persone che devono stare più attente di altre. Certo, ci sono delle categorie a rischio e l'abbiamo più o meno toccato prima questo argomento: sono i pazienti ipertesi, sono i pazienti fumatori, sono i pazienti diabetici, sono i pazienti con colesterolo alto, sono pazienti dopo i 50 anni comunque. Chi ricordiamoci ha già altri problemi? Che finora la scienza ha regalato anni alla vita, ma regalando anni alla vita ha regalato anche un aumento della possibilità di andare incontro a malattie. Certo. Quello che è importante, oltre alla prevenzione agendo sui fattori di rischio, è la diagnosi precoce. Fondamentale la diagnosi precoce. Noi dobbiamo arrivare a fare una diagnosi prima di avere il danno. Quindi noi dobbiamo arrivare a fare una diagnosi di malattia di una coronaria che porta all'infarto prima che insorga l'infarto. Dobbiamo arrivare a fare una diagnosi di malattia della carotide, che è l'arteria che porta sangue al cervello, prima di avere un ictus. E lo possiamo fare con delle indagini veramente estremamente semplici e non invasive. Ecco, perché molto spesso un po' anche la preoccupazione di fare degli esami che magari destano una certa preoccupazione per la complessità o quant'altro. Allora, in questo caso? In questo caso si arriva a indagini di tipo invasive solo dopo aver passato diversi step, ma un esame fondamentale di base è semplicemente una visita cardiologica con un elettrocardiogramma. Sarà poi il cardiologo ad analizzare la presenza di fattori di rischio e a indirizzare verso esami di secondo livello che ancora comunque non sono invasivi. Una prova da sforzo non è nient'altro che una camminata, una piccola corsa o una passeggiata in bicicletta monitorato fino a quando il paziente arriva a una frequenza che è prestabilita in base all'età. Certo. Non questo, sento niente. Questo riesce a farci fare una diagnosi precoce prima che insorgano i sintomi. Per quanto riguarda invece le malattie vascolari cerebrali, è ancora meno, se vogliamo, impegnativo. È un'ecografia, è l'ecodoppler. Io raccomando sempre tutti i pazienti che hanno fattori di rischio di sottoporsi a un ecodoppler. È un esame che utilizza ultrasuoni, non ha effetti collaterali, non è invasivo. Certo. In 10 minuti ci dà un'idea dello stato delle carotidi, ma anche in generale dello stato delle arterie ci fa stare del nostro tranquilli. Organismo. Sì. Abbiamo una chiamata. Pronto? Buonasera. Pronto? Si sentiva in lontananza qualcuno? Mi sente? Sì, ecco, la sentiamo. Prego, se vuol fare una Pronto? Domanda. Sì, la sentiamo. Se vuol fare una domanda, allora, l'ascoltiamo. Sì, il mio problema è questo. Io ho 81 anni. Sì. E mi sta succedendo da 4-5 mesi che quando vado in bicicletta o vado a fare qualche camminata, dopo 10 minuti che cammino, che vado in bicicletta, mi viene un affanno, per cui mi devo fermare, star fermo 5-10 minuti per poi poter ripartire. Questo non mi era mai successo. È una cosa importante da non prendere sotto gamba, assolutamente. Quindi la prima cosa da fare sicuramente è sottoporre questo problema al suo medico di base, ma in secondo, come secondo livello sicuramente valutare una visita cardiologica con un elettrocardiogramma a riposo, che già ci aiuta ad avere un'idea. Nel suo caso, visto che è una persona attiva che cammina e va anche in bicicletta, una prova da sforzo sicuramente è dirimente, perché ci permette di vedere che cosa succede al suo elettrocardiogramma quando lei mette il suo organismo sotto sforzo. Quindi io la invito a sentire un cardiologo e magari anche a far precedere la prova da sforzo da un ecocardiogramma, perché lei mi parla soprattutto di mancanza di fiato, non mi parla di dolore. Quindi ci sono anche altre situazioni che possono portare a questi sintomi senza che ci sia poi una vera e propria causa ischemica. Sicuramente la prima cosa da fare è una visita cardiologica con elettrocardiogramma, e il collega che la visiterà la saprà sicuramente indirizzare sulle indagini di secondo livello da effettuare. Grazie della chiamata. Grazie.
Abbiamo anche un altro messaggio, una signora che ci dice: ho un figlio di 13 anni che sembra voler fare solo lo sport, esce di casa, va a giocare a pallone e gioca per ore e ore. La ritengo una cosa esagerata, anche da un punto di vista medico, è sconsigliabile? Allora, sarebbe qui magari più si intrecciano delle preoccupazioni, esatto, da mamma. Esatto, sarebbe più sconsigliabile e io sarei più preoccupata se il figlio stesse sul divano a giocare con la PlayStation o il cellulare tutto quella il giorno. Quella è la preoccupazione maggiore. Certo, va valutato prima, anche se non fa attività agonistica, una visita cardiologica o una visita presso un centro di medicina dello sport, dove viene comunque eseguita una valutazione sotto sforzo, anche se non si fa dell'attività agonistica, per cui è richiesto obbligatoriamente la visita, l'idoneità e il test sforzo. Se questo ragazzino ama correre, ama giocare, io non lo bloccherei assolutamente, però lo farei valutare prima facendo una prova da sforzo. Quindi magari una visita. Una visita in un centro di medicina dello sport sarebbe sufficiente. Dottoressa, siamo arrivati in conclusione. Cosa possiamo tirare un attimo le fila di quello che abbiamo detto? Dunque, da un lato, stile di vita, cosa si mangia, non fumare, muoversi tutti i giorni, dall'altro anche prevenzione. Prevenzione è tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Prevenzione può essere una prevenzione secondaria delle complicanze, quindi facciamo diagnosi precoce. Lo sforzo che dobbiamo fare è arrivare prima che la malattia abbia creato problemi, perché con i mezzi che abbiamo a disposizione, anche terapeutici, si può intervenire ed evitare danni veramente importanti. Ripeto, non siamo arrivati a toccare le diagnosi di secondo livello, le diagnosi più avanzate, le indagini più avanzate come la coronarografia, eccetera, certo. Ma l'istituzione, ad esempio, dell'unità coronarica ha permesso di ridurre drasticamente la mortalità per l'infarto. Prima il paziente arriva in un pronto soccorso di un ospedale dotato di unità coronarica e di emodinamica e prima viene sottoposto a coronarografia, vuol dire salvare il cuore. Io vedo pazienti che arrivano in pronto soccorso con un infarto conclamato e che escono dopo pochi giorni con le coronarie pulite, e se io faccio il controllo dell'ecocardiogramma a questi pazienti dopo pochi mesi non mi accorgo neanche che hanno avuto un infarto, perché l'intervento precoce che ha disostruito l'arteria che è andata a danneggiare quel distretto del cuore ha permesso di non far morire le cellule del muscolo cardiaco e vuol dire riportare il paziente ad una vita normale. Stanno prendendo piede, per fortuna, adesso gli equivalenti per quanto riguarda il cervello, le stroke unit. Quando un paziente ha un ictus deve arrivare il prima possibile in un ospedale dove ci sia uno stroke unit, e molto dove spesso, viene posta la diagnosi. Molto spesso si riesce a evitare l'ictus, si riesce a evitare che il paziente rimanga emiparetico. Lei pensi a cosa vuol dire prima di tutto in qualità di vita per il paziente, certo, che è fondamentale, e in risparmio anche economico per la società. Quanto costa riabilitare un paziente emiparetico? Costa tantissimo. Quindi prevenzione per tutti. Io ringrazio tantissimo dottoressa Giampaola Guido, cardiologa del Centro Diagnostico Italiano. Grazie ancora, speriamo di averla poi in un'altra occasione. Me lo auguro, grazie a voi per avermi dato questa possibilità. E adesso breve pubblicità e poi avremo un altro specialista cambiando argomento. Eccoci qui, seconda parte di Metropolis, come vi dicevo all'inizio, sempre venerdì, quindi dedicato a salute e benessere. Adesso è qui con noi Manuel Muttarini, naturopata, buonasera, iridologo. Manuel, buonasera. Buonasera. Che già è stato con noi anche in altre occasioni, ci ha sempre raccontato cose molto interessanti. Questa sera ci occupiamo del massaggio linfodrenante. Tutto questo perché parliamo ovviamente di cellulite, di ritenzione idrica, di chi ha problemi di questo tipo. Dunque, ritenzione idrica e cellulite, ahimè, è un problema accusato da molte persone e su questo tema il massaggio linfodrenante
può essere opportuno? Sì, può essere opportuno perché il massaggio linfodrenante che vado a effettuare io è il metodo Bodder, che ci sono vari metodi. Chiaramente è un massaggio manuale, deve essere un massaggio molto dolce perché si vanno a toccare tutte delle stazioni di linfonodi, ovvero chi soffre di ritenzione idrica significa che c'è un problema linfatico. La linfa è un liquido incolore tendenzialmente giallognolo che scorre nel nostro corpo. È un sistema, diciamo, parallelo a quello circolatorio, con una differenza che mentre il sangue circola perché è pompato dal cuore, la linfa non è pompata da nulla se non dal nostro movimento. Quindi sicuramente per chi soffre di ritenzione idrica ci possono essere due casi: o si fa poca attività fisica oppure c'è un problema linfatico, quindi c'è un accumulo di acqua, e il linfodrenaggio va a aiutare queste situazioni. Quindi coloro che hanno problemi ai piedi, che hanno le gambe stanche o gonfie o anche problemi di cellulite, perché comunque la cellulite è oltre un fattore, sì, è un fattore ereditario, va bene, però è anche un fattore comunque legato a una scarsa nutrizione, cioè non c'è una nutrizione corretta e quindi ci possono essere dei problemi cutanei. Molte donne lo vivono anche come un problema estetico. Sì. Però diciamo che è un qualcosa che va curato. Va curato perché il linfodrenaggio è un massaggio manuale leggero, perché bisogna toccare delle stazioni linfonoidali. Ma nello stesso tempo ricordatevi sempre anche a casa che per fare un linfodrenaggio corretto, anche se il vostro problema è il piede, l'operatore deve sempre partire prima dal collo. Si chiama apertura. L'apertura avviene praticamente nella parte alta della testa, tutto il viso. Perché il dotto toracico, che è il cuore, diciamo, di dove partono tutte le stazioni linfatiche che la linfa arriva, certo, parte da qui a qui e si chiama dotto toracico. Quindi anche quando sono coinvolte le gambe, i piedi... Sempre la testa. Sempre e poi si va pian pianino, anche se fosse un normale gonfiore ai piedi. Poi certo ci sono magari dei metodi o dei rimedi da consigliare. Molte persone mi chiedono: ma come mai devo tenere la gamba un po' più in alto? Perché generalmente per, diciamo, ristabilire il corretto funzionamento si deve mettere il piede in questa posizione, ok? L'alziamo. Più alto rispetto al corpo. Più alto rispetto al corpo, perché deve entrare proprio la forza di gravità e quindi, essendo un discorso muscolare, il liquido ristagna. Quindi se riusciamo a muoverci un pochino di più è un bene. Naturalmente poi il linfodrenaggio deve essere fatto con delle limitazioni. Quindi se siete persone che hanno avuto un intervento, post-intervento, si può fare. Attenzione però, non fatelo se magari siete affetti da tumori o altro, perché purtroppo i linfonodi, per chi non lo sapessero, sono delle piccole stazioni, chiamiamole come di carabinieri, che vanno a intercettare quello che possono essere i virus. Quindi in questo caso... Tengono. E in questo caso se... Uno, l'operatore non è qualificato, e due, se si va a massaggiare troppo si può dare via a diffonderlo ovunque. Quindi bisogna sempre assicurarsi che il soggetto sia sano, sia in salute, e insomma piccoli accorgimenti. Certo. Come anche dalla tua esperienza, uomini, donne oppure ragazzi, adulti, chi soffre maggiormente di queste problematiche? Dunque, non è tanto un fattore. Possiamo dire magari le donne, per un fattore anche legato al ciclo mestruale o alla menopausa, possono gli ormoni dare questo senso di gonfiore. Però anche uomini, in base al lavoro che fanno, se hanno un eccesso di sport, perché lo sport fa bene purché non vada a faticare il corpo. Perché c'è una leggenda metropolitana che vuole, soprattutto nelle palestre, che gli ultimi colpi sono quelli in cui il muscolo lavora. No, gli ultimi colpi sono quelli in cui si fa venire proprio gli strappi muscolari. Quindi si danneggia il muscolo. Si danneggia, bisogna sempre fare delle cose, diciamo, gradatamente. E in base al lavoro che si fa, purtroppo delle volte ci sono dei problemi in cui magari ci sono dei depositi di liquido. Quindi chi sta molto in piedi o magari anche chi sta troppo seduto. Ecco, come discorso. Ci scrive una nostra telespettatrice: sono una donna, ho 58 anni e ahimè sono affetta da cellulite. Ho provato pomate di vario tipo, ma l'esito non è mai stato soddisfacente. Ha ragione la signora, perché purtroppo c'è una scarsa informazione in merito, perché bisogna distinguere quando si parla di grasso e quando si parla di ritenzione idrica. Sono due cose totalmente diverse ma totalmente simili. Perché? Come si fa a vedere?
poniamo che io ho un braccio gonfio. Certo. Allora, senza andare a vedere magari le problematiche, io devo afferrarmi il braccio con questa mano e premere leggermente, senza farsi del male, premere leggermente. Quando mollo la presa, se rimangono le impronte delle mie dita e scompaiono subito, è grasso. Se invece ci va qualche secondo, è acqua. Quindi magari la signora, ok, la cellulite, quella può venire dopo, però magari c'è un accumulo, oltre a adiposo, però anche di acqua. E come si fa magari a fare questo? Una delle tecniche migliori è il camminare, cercare di avere delle scarpe comode. Comode. E poi c'è anche la fitoterapia, può entrare in aiuto, quindi potrebbe essere benissimo, può prendere della betulla che aiuta, perché quando c'è comunque un problema legato a un fattore di acqua, c'è un problema di uscita, quindi i reni magari non funzionano bene. Perché, e quindi la betulla va a stimolare. Certo, quindi questo serve molto. Sì. Un'altra signora ci scrive: sto aspettando un bambino, sono al sesto mese e purtroppo, anche lei parla di cellulite, purtroppo mi è venuta una cellulite notevole che non avevo mai avuto in precedenza. Beh, questo sicuramente, la gravidanza porta dei mutamenti a livello oltre organico anche a livello estetico, quindi la signora potrebbe fare il linfodrenaggio, perché il linfodrenaggio si può fare dopo il terzo mese. Tutti i massaggi generalmente prima del terzo mese io li sconsiglio. Meglio non fare niente. Non solo io, ma proprio qualsiasi tipo di trattamento viene sconsigliato, perché non succede nulla, però diciamo che è un periodo più pericolo, complicato. Il feto non è ancora, diciamo, ben sviluppato, però un linfodrenaggio lo può fare, e poi magari può anche alternare l'utilizzo di bagni freschi. I bagni freschi, pediluvi, soprattutto anche prima di andare a letto, può andare a stimolare un po' questo, no, questo è interessante, perché molto spesso invece si pensa che con il caldo si risolva, invece in questo caso caldo freddo, non solo il freddo, perché molte persone, anche qui c'è un mito, dobbiamo usare l'acqua fredda e quindi il ghiaccio. No, acqua calda e acqua fresca, alternandoli. Un po' si va a immergere il piede nell'acqua fredda e poi dopo subito nel caldo. Chiaramente il fresco meno tempo rispetto al caldo, proprio per un discorso, perché entra in gioco un discorso di dilatazione termica. Certo. E quindi va a ristimolare tutto quello che è il fattore energetico. E può creare un certo beneficio. Crea un beneficio, soprattutto un bel pediluvio prima di andare a dormire con acqua tiepida è l'ideale per conciliare il sonno. Ecco, prima anche con la dottoressa che era qui con noi abbiamo parlato molto di prevenzione. A tuo avviso, anche da questo punto di vista, si può fare un po' di prevenzione? Prevenzione linfodrenaggio sì, perché comunque la linfa è un liquido incolore, però è ricco di anticorpi, quindi chiamiamolo come se fosse un liquido spazzino. Lui passa per tutte le cellule, va a prendere quelle che sono le sostanze di rifiuto, ma dà anche anticorpi. Certo. Che poi li va a sua volta, se ci sono dei problemi, ci sono i famosi linfonodi ingrossati. È chiaro che in situazioni gravi come linfomi, quindi questa infiammazione, questi tumori, purtroppo non si può fare, però secondo me un corretto, diciamo, set di massaggi, perché il linfodrenaggio, come tutti qualsiasi tipo di massaggi, deve essere ripetuto ciclicamente. Vero linfodrenaggio non viene fatto senza l'uso di guanti, senza uso di macchine, senza uso di particolari tipi di oli né di creme, ma semplicemente con le mani. E uno degli scopi principali del linfodrenaggio, oltre che quello appunto di sgonfiare la ritenzione idrica, certo, perché le smagliature, le rughe, o anche la signora dopo che avrà avuto il figlio al seno, questo è un trattamento un po' più mirato, deve essere specificato, può fare anche il linfodrenaggio al seno per togliere le smagliature date dall'allattamento. Infatti la domanda era anche un po', abbiamo toccato questo tipo di massaggio, ecco la posologia, quanti massaggi andrebbero fatti? Naturalmente dipende da caso a caso. Dipende certo da caso, e soprattutto dipende anche dalla volontà del cliente di seguire le istruzioni, perché allora se una persona vuol fare dell'infodrenaggio ed è associata a quella che potrebbe essere una correzione alimentare, allora una volta alla settimana va già bene. Chiaramente nel caso di un'operazione post intervento, tipo una mastectomia, sì, quindi c'è un problema che magari è stato asportato il linfonodo ascellare, allora anche due volte alla settimana, non di più,
perché comunque e soprattutto mai fare il linfodrenaggio se avete in corso un'influenza, perché la temperatura sale subito a 40 gradi. Quindi perché, siamo quasi in perché epoca. Va proprio a muovere quelli che sono gli anticorpi, quindi c'è un innalzamento corporeo della temperatura. Quindi che consiglio, insomma, ti senti di dare a chi ci segue che può avvertire problematiche di questo tipo? Dunque, io consiglio a tutti coloro che hanno dei problemi di pesantezza alle gambe, pesantezza muscolare, siete stanche, soprattutto avete anche magari il collo o il viso gonfio, gli occhi gonfi, visto che c'è anche questo periodo di allergie, certo, voi fatevi fare un linfodrenaggio possibilmente completo, ovvero dalla testa ai piedi. Io faccio sempre così. Magari va anche contro quello che potrebbe essere il mio fattore commerciale, però a mio avviso non ha senso fare un linfodrenaggio per metà corpo, perché altrimenti la persona esce, diciamo, svuotata a metà corpo e si sente le gambe pesanti. Invece un bel linfodrenaggio da capo a piede è l'ideale, e poi ovviamente potete recarvi in erboristeria a prendere, tanto sono prodotti fitoterapici, quindi non hanno effetti collaterali, la linfa di betulla, che proprio aiuta i reni a pulire. O anche il mirtillo. Sono prodotti utili in queste circostanze che aiutano. Quindi diciamo che se volete affrontare bene l'inverno e volete anche sconfiggere quelli che sono i malanni di stagione, chiaramente dovete fare una pulizia che ormai è nota a tutti, il famoso detox, che sarebbe togliere un po' quelle che sono magari sostanze che vanno a appesantire il fegato, come un eccesso di grassi, il fumo, l'alcol, certo, e questo aiuta magari anche antibiotici, insomma, tutte cose che vanno a appesantire. Ci scrive sempre la serata delle signore, ci scrive un'altra signora che dice: purtroppo sono ingrassata 15 kg negli ultimi 6 mesi. Uh-huh. Potrebbe essere utile anche per questo mio problema effettuare un massaggio linfodrenante? Sicuramente la signora sarà utile fargli sapere che anche l'uso del limone è importante, perché il limone ha un finto mito. Il limone stringe. Diamo anche questo ulteriore consiglio. Il consiglio maggiore è che il limone stringe, quindi io sono stitico, allora io il limone non lo devo prendere. No, il limone dà stitichezza nel caso in cui c'è un problema intestinale, quindi un virus intestinale, si ha una diarrea, una dissenteria, allora ok, il limone aiuta. Ma altrimenti, se al mattino ognuno di noi si facesse un limone spremuto, che alla fine è tanto così, poi se uno non riesce a berlo perché è troppo acido, lo può diluire con un pochino d'acqua calda, lo beve, innanzitutto va a regolarizzare quello che è il fattore intestinale, quindi diventerà un orologio, l'intestino si muoverà, ma non diciamo da scappare in bagno, ma tranquillamente, sì, sarà una peristalsi normale, e soprattutto va a togliere tutti quelli che sono i radicali liberi, e in più bevendo magari una mezza minerale o un litro, diciamo, d'acqua con dentro il limone, permette di far funzionare i reni e va anche a svuotare quelli che sono delle sacche linfatiche. Quindi se la signora vuol provare, potrebbe cominciare. Sì. È quasi una medicina naturale? È sempre una medicina naturale, e per la signora un consiglio dovrebbe togliere pane, pasta e riso per una settimana, vede che va giù. Pane, pasta, questo è un consiglio importante. È un consiglio importante, perché quando comunque c'è un fattore linfatico di blocco, quindi magari la signora potrebbe dire: io comunque non mangio molto, ed è vero. Molte persone non mangiano molto, però ingrassano magari, ugualmente. Sicuramente possono esserci vari problemi di tiroide e altro, però l'importante è sempre masticare lentamente e cercare di non andare a appesantire quello che è il filtro del nostro corpo, che è il fegato. Il fegato di sera deve essere leggero, quindi cercate sempre di alzarvi da tavola con un pochino di fame, non appesantirlo. E quindi diamo un consiglio sulla la cena serale, diciamo, per cercare di dormire poi nel migliore modo possibile. Per cercare di dormire nel miglior modo possibile bisognerebbe evitare la carne. La carne intesa come, però, non una carne come pollo, ma un filetto, carne pesante. Cioè la classica bistecca. Un bisteccone alla sera di manzo, un filetto no, non è consigliabile. Infatti il giorno dopo ci si sveglia, c'è ancora in bocca il sapore della carne. Perché? Perché comunque la carne impiega molto tempo e il fegato deve lavorare anche di notte. Quindi noi il giorno dopo ci alziamo pesanti. Ma se voi di sera mangiate del pesce, soprattutto il salmone, che ha all'interno gli omega sono fondamentali. È più leggero, va a pulire di più, e in più è anche un antiossidante, quindi va bene per il cuore, va bene per la circolazione, va bene per le persone cardiopatiche, per persone come prevenzione per i tumori, tutto quanto. Quindi calcolate questo: a mezzogiorno mangiate quello che può essere la carne e alla sera mangiate il pesce.
Il pane non lo togliamo del tutto perché comunque sono carboidrati. Famoso pane pasta. Esatto, però il pane non va sempre tolto perché se una persona, anche qui le correzioni alimentari sono un discorso, quindi noi per un po' facciamo una correzione alimentare perché dobbiamo andare a pulire. Le diete invece devono farle persone che magari come me, io sono celiaco, quindi io a vita ho un'alimentazione, perché altrimenti appena diciamo dieta la persona si spaventa perché dieta certo. È uguale a sofferenza. E invece no, voi mangiate al mattino, vi fate un bel toast con il formaggio anche il più grasso che avete, e così fino a mezzogiorno avete un dispendio calorico importante e non sentite fame. A mezzogiorno mangiate una bistecca. Ah, quindi invece che la brioche con la marmellata, sì, è l'ideale meglio... sarebbe un bel panino. Ad esempio io faccio così, al mattino mangio un bel toast con del formaggio grasso accompagnato dal tè. Fino a mezzogiorno l'una io arrivo che non ho fame. Quando arrivo l'una mangio chiaramente la mia carne con dell'insalata, perché la carne è acida, quindi dovete sempre andare a attribuirlo con della verdura, come ad esempio l'insalata rossa che aiuta il dispendio energetico, e se volete un piccolo frutto. Altrimenti per fare un lavoro fatto bene il frutto o il vostro dolce lo mangiate alle 5 del pomeriggio e alla sera mangiate il pesce. Non bisogna mai togliere eccessivamente gli zuccheri, a meno che non c'è comunque una patologia, perché la prima che ci rimette è la testa a livello proprio depressivo. Quindi stare attenti, state attenti, forse non rinunciare a nulla, ma insomma poco di tutto non ha mai ucciso nessuno, si dice. Però sì, comunque affidatevi sempre a professionisti e non fate mai le diete su internet o fai da te, che è importante. Manuel, molti saranno anche curiosi, diciamo dove si svolge la tua attività. La mia attività si svolge a Cortiolona. Se volete delle informazioni ci trovate su Facebook, basta cercare Il Mondo dei Semplici, oppure il sito internet è www.ilmondodeisemplici.com. siamo a disposizione di tutti, siamo a Cortiolona vicino a Pavia. Bene, io ripeto, Manuel Muttarini, naturopata, iridologo, è già stato con noi, ogni volta grazie. Ci racconta sempre cose molto interessanti. Grazie Manuel. Grazie mille a voi. Alla prossima, e vi ricordo tra poco il nostro telegiornale, il telegiornale Sport, e poi questa sera alle 21 Schierati con Adriana Santacroce, come sempre temi principali della politica del nostro paese. È tutto, buon proseguimento, buona serata.